Presa! Presa! Presa, 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 presa! Presa, presa, presa! Presa la maglia! Conferma dell'ordine. Congratulazioni per il tuo ordine su Juventus Online Store. Voi che eravate concentrati sulla partita, hanno fatto qualche applauso, qualche coro per Sarri? Bella la maglia. Cross per Vlahovic! Gol di Dusan Vlahovic! Da niente risulta con la Dybala Mask. Esulta quella di Dybala Mask. Nella posizione di 1-0 per la Juventus. Bravo Morata. Bella palla. Bel colpo di testa di Vlahovic, tra l'altro. Parlare stasera, in questa serata, del futuro della Juventus, secondo me, è irrispettoso nei confronti di Dybala e Chiellini. Stasera gustiamoci questa partita. No, esce Chiellini. Perché esce? Perché esce? Capitan Dybala. L'ultima in casa la gioca con la fascia del capitano. Grazie di tutto, Giorgione. Grazie di tutto, Giorgione. Se ne va anche lui, cazzo. Poi diteci che sono un gioco, eh. Sono un gioco, eh. Pallone, calcio. Non so perché sia uscito, non ho la più pallida idea. Che ricorda un dogma, e cioè i giocatori vanno, la Juve resta, ed è molto vero. Ed è molto vero. Però quando per tanti anni stanno con te e dedicano tutto a quello che è la squadra che ami, poi quasi si fondono alcuni giocatori con la squadra, eh. E per me Giorgio è uno di quelli. Giorgio è uno di quelli che è stato con noi all'inferno ed è stato a un passo dalla consacrazione definitiva in Europa. Si è fatto 9 scudetti di fila, l'unico in A29, e quindi è bello. È bello poterlo salutare così. È bello potergli dire ciao. Io ero preparato i fazzoletti, ovviamente, perché sapevo che, conoscendomi, so come sono fatto. Cioè, il bello è che nel frattempo di Juventus Lazio non me ne frega un cazzo. Nel mentre di quello che è accaduto in campo non me ne è fregato niente. Ma perché mi viene a ripiangere ancora? Che tacco ha fatto Dybala! Che gol abbiamo fatto! Bellissimo, bellissimo, gran tacco di Dybala, gran gol di Alvaro, che è un altro di quelli che potrebbe salutare stasera il popolo bianconero. Un gol, forse il gol più bello della stagione in assoluto. E questo abbraccio con Alvaro, no, questo abbraccio con Alvaro Morata sembra voler dire una cosa sola, anche questo. Questa faccia di Morata, questa faccia di Morata sembra dire qualcosa. Chi è che ha fatto sto gol? Cazzo. Sarebbe piaciuto mantenere la porta inviolata. Invece gol di Patrick, 2-1. Abbiamo dormito, eh? Ma abbiamo dormito tanto, mi sembra. Dorme Locca, mi pare. Bonucci e Locatelli dormono tantissimo. Alessandro fa gol. Il gol
di Alessandro che saluta i tifosi dopo tanti anni alla Juve. No. Questo è un momento di ripartenza in cui Dybala va a dare la fascia a Bonucci e... No, Dybala e Chiellini che si abbracciano, no. Boh, non mi sembra vero che abbiamo visto queste cose. Quante altre lacrime può produrre un uomo in una serata, secondo voi? Bonucci capitano, come sarà da adesso in avanti? Sapete cosa? Quante volte ci siamo trovati a dire... questo rimane, questo lo facciamo andare via, questo lo vendiamo, questo non sta più qui. E abbiamo sempre fatto una semplicità assurda, ma anche solo pensando a immaginare l'arrivo dell'anno prossimo e quante volte abbiamo detto sappiamo non ci sarà più Dybala, molto probabilmente non ci sarà più Chiellini. E un conto è dirlo, un conto è realizzarlo poi. Vedere effettivamente che non ci saranno più. Che non ci saranno più. Vabbè, ma Sarri, ragazzi, con Dybala ci ha vinto lo scudetto. Eh sì, Sarri è stato l'unico che è riuscito a far coesistere Dybala e Ronaldo correttamente, sacrificando la sua idea di gioco, tra l'altro. E questo è un grande merito che va dato a Sarri. Quindi, sì. Questo gli va sempre riconosciuto. Bravo, Berna. C'è Ken sul secondo. No, no, ma questa è punizione! 5 secondi per risalire il campo per la Lazio, con la Juve spaccata in due. Se ne va anche Patrick. Sta arrivando Milinkovic Savic a reclamare palla della base, che invece va da solo Perin. La toglie dalla porta e Milinkovic mette sotto la traversa la rete che porta la Lazio in Europa League. 2-2 sull'ultima goccia di sudore. Dalla parte della Londra, le squadre ormai spezzate, saltati tutti gli equilibri, tutti gli schemi. Mi fa non essere fallo là in fondo su Cuadrado. Paolo Giorgio, è stato un piacere.